Oggi cerco di rispondere alla domanda come si costruisce un simposio di terapia pseudosingola e che cosa vi potete aspettare. Nel 2019 Jeff Young mi passò la palla davanti a tutti alla conferenza, al simposio di Melbourne, il terzo di terapia pseudosingola, dicendo che appunto il quarto l'avrei organizzato io in Italia. L'avremmo dovuto fare nel 2022 e poi il Covid ci ha fatto optare per ritardare di un altro anno. Però noi già da gennaio 2020 ci siamo messi lì con tutto il team dell'Italian Center for Single Session Therapy per cercare di capire come costruirlo. La prima cosa che abbiamo pensato era dove volevamo andare, cioè rispondere alla domanda proprio che cosa vogliamo da questo workshop, da questo simposio, che non è un workshop, a quelli eravamo abituati, ma i simposi, a qualcosa che prevede centinaia di persone, che prevede tanti relatori, che prevede molte interazioni anche con il pubblico, beh, era una cosa nuova anche per noi. Quindi abbiamo cercato di delineare prima di tutto i punti da tenere a mente che volevamo che rimanessero all'interno del simposio stesso, nella costruzione, nel durante della costruzione. Infatti abbiamo fatto anche diversi incontri proprio con Jeff Young, Pam Rycroft e Michael Hoyt, perché loro erano autori dell'ultimo libro sulla terapia sulla singola all'epoca, uscito proprio come una sorta di atti del convegno di quel simposio, e erano anche tra gli organizzatori, proprio Jeff Young in particolare era l'organizzatore del simposio di Melbourne, Pam Rycroft gli ha dato una grande mano, Michael Hoyt ormai è il nome più importante legato alla terapia a seduta singola. È stato uno scambio interessante perché ci hanno fatto riflettere su diversi punti che dovevamo tenere a mente. Per esempio, da un lato Pam Rycroft mi ricordo che ci disse: mi raccomando, Flavio, fai venire gente nuova perché non abbiamo voglia di ascoltare sempre noi i soliti vecchi, dobbiamo anche avere carne giovane, carne fresca che porti i propri contributi, le proprie idee sulla TSS. Questo è stato un primo problema, anche se una ristrutturazione importante, perché da un lato ovviamente vogliamo portare persone nuove, però dall'altro si trattava del primo simposio in Europa, l'Europa che alla TSS si sta iniziando ad aprire un po' più in ritardo rispetto al Canada, la patria dei walk-in, potremmo dire, e all'Australia, dove proprio il lavoro di Jeff e di tutto il Bowery Center, il centro clinico di cui era direttore fino a un anno fa, hanno fatto per promuovere la TSS in Australia, che comunque è un paese con circa, se ricordo bene, 10.000 psicologi, forse anche meno, quindi più facile da coprire rispetto all'Europa e ai suoi, mi pare che siamo intorno ai 200.000 in tutta Europa o giù di lì. Quindi da un lato volevamo portare persone nuove, però dall'altro volevamo anche essere sicuri che il vecchio continente avesse a che fare con la vecchia scuola della terapia sulla singola, perché molti dei grandi autori che hanno fatto la storia della TSS in Europa non sono mai venuti, in Italia in particolare, ma in Europa in generale, oppure mancavano da tempo. E quindi abbiamo fatto un bilanciamento tra le due cose, così che abbiamo messo sia la vecchia scuola, quindi Moshe Talmon, il padre fondatore della TSS, che peraltro non partecipava da un po' a questi eventi, Michael Hoyt, ovviamente, e Bob Rosenbaum, i tre dei quali fanno proprio il gruppo originario della TSS. Abbiamo messo appunto, abbiamo chiamato anche Monte Bobil e Arnold Zweig, che sono i due nomi di riferimento dei servizi walk-in della terapia a seduta singola. E abbiamo anche chiamato Jeff Young, ovviamente, e Pam Rycroft, nonché Martin Soderquist e Wendy Dryden. Jeff e Pam come rappresentanti dell'Australia per l'appunto, e Dryden e Martin Soderquist come nomi europei. Che in Europa, se andiamo a vedere le ricerche degli ultimi anni, sono ancora pochi i lavori di terapia a seduta singola con autori importanti, però ci sono dei nomi che spiccano rispetto agli altri. E quindi Martin e Windy sono stati quasi automaticamente il nostro punto di riferimento. Contemporaneamente volevamo mettere anche voci nuove, sia in senso cronologico, giovani, sia in senso di nuovi apporti alla TSS o che hanno qualcosa da dire rispetto alla TSS che possa essere
una marcia in più, un'aggiunta o un allargamento delle sue potenzialità, delle sue possibilità. Così ci stavano all'interno, oltre che noi dell'Italian Center, io e Federico Piccirilli, anche Katie Stephenson, che nel sistema sanitario nazionale inglese ha portato interessanti contributi, li sta portando per quanto riguarda appunto l'implementazione della TSS, Giada Pietrabissa, nostra ricercatrice italiana di terapia breve e disturbi alimentari in particolare, ma non solo, ha fatto diverse ricerche importanti e non solo nell'ambito della terapia breve, e che è stata colei la quale abbiamo collaborato fin dall'inizio per fare le prime ricerche italiane o di italiani sulla TSS, e anche il professor Giorgio Nardone, che è nome di riferimento della terapia strategica italiana e internazionale, averlo è un contributo all'aspetto pratico della TSS in particolare, che ovviamente ci fa onore. Ora, a questo punto avevamo un pochino tutti i nomi, ce n'è uno in particolare tra le nuove leve che mi fa piacere avere qui, che è quello di Jessica Schlader. Jessica Schlader, grandissima ricercatrice che ha sbloccato, pensate, 7 milioni di dollari in finanziamenti per la ricerca, e la maggior parte delle sue ricerche sono proprio in terapia singola. Ha scritto anche recentemente un libro per gli studi sulla terapia singola, libro divulgativo in realtà, con adolescenti e bambini. Insomma, un bel nome di riferimento. Così abbiamo chiuso tutto il cappello di quelli che sono i nostri guest, i nostri autori, i nostri ospiti invitati in Europa, in Italia, a parlare di TSS, chiamandoli da tutto il mondo. A quel punto avevamo i nomi, dovevamo capire un pochino la struttura. Siamo stati in grado di portare la vecchia scuola, la nuova scuola, cosa ci facciamo con questi due? Bene, abbiamo pensato di continuare la tradizione del simposio, perché mentre i primi due congressi di terapia sulla singola erano appunto dei congressi, il terzo ebbe proprio il nome, grazie a Jeff Young, di simposio. Il simposio di Jeff Young era particolare, eravamo tanti guest, davvero tanti, e abbiamo tenuto in contemporanea diversi interventi, quindi tu potevi seguire all'epoca alla stessa ora un intervento oppure un altro ancora, erano 3-4 in contemporanea. Questo permetteva di avere delle classi non troppo numerose, di seguire un intervento che veramente ti interessava e di avere un simposio, per l'appunto un'interazione, un Q&A piuttosto forte, approfondito con il relatore di turno. Noi non abbiamo voluto seguire questo tipo di impostazione per diverse ragioni. Uno, perché era abbastanza complessa da gestire quattro aule insieme, tre aule insieme. Noi abbiamo organizzato tanti eventi, però un evento così grande abbiamo preferito farlo seguendo la logica della semplicità. La classica forma a congresso, dove c'è il primo relatore, il secondo relatore, il terzo relatore e così via. Un'altra ragione è che ovviamente l'abbiamo voluto fare nella nostra Italia, a Roma. In Italia, ragazzi, questo lo dobbiamo ammettere, con la lingua inglese non ce la caviamo tutti quanti, ma io sono il primo a dire che seguire un intero congresso di più giorni solo in lingua inglese non è facilissimo. Cognitivamente, per una persona che non è un madrelingua oppure che non parla tutti i giorni inglese, può essere cognitivamente stancante. Quindi avremmo dovuto mettere delle traduttrici, cosa che abbiamo fatto, ovviamente. Scusate, economicamente, questa mera ragione economica, pagare delle traduttrici per ogni singola stanza sarebbe stato arduo, anche perché dovevamo metterle anche nelle stanze degli italiani in quel caso, per permettere alle persone di diversa nazionalità che non parlano italiano di avere la traduzione quantomeno in inglese. E allora, anche per motivazioni economiche, perché simposi di questo genere, vi assicuro, portano un grande investimento di denaro, abbiamo avuto una ragione in più per farlo conseguenziale. C'era un'ulteriore ragione, visto che era la prima volta e visto che portavamo tutti questi guest, questa old school in particolare in Italia per la prima volta, non ci sembrava la cosa migliore dare a obbligare il partecipante a scegliere se vedere o Moshe Talmon o Jeffy Young o Giorgio Nardone o Michael Lloyd. Abbiamo preferito cercare di dargli la possibilità di vedere tutti quanti uno dopo l'altro, cercando di rendere il simposio il più dinamico possibile.
Infatti, per fare questo, abbiamo creato poi dei panel. Il simposio, infatti, avrà circa uno, due, tre relatori consecutivi e poi un panel, cioè un momento in cui i relatori insieme parleranno di quanto si è appena detto oppure di alcuni punti specifici. Ma su questo ci torniamo dopo. La cosa interessante del panel è che è il momento in cui, da un lato, diversi relatori, sia vecchia scuola sia nuova scuola, si possono unire insieme e affrontare certe tematiche. Dall'altro lato è il momento in cui queste tematiche le affrontano insieme, ma le affrontano anche con il pubblico. Per questo abbiamo lasciato la possibilità di chiamarlo anche in questo caso simposio. Non è l'unico motivo, l'altro ve lo dirò più tardi, più avanti. Perché durante i panel, appunto, ci sarà la possibilità di una interazione con tutto il pubblico presente in aula e con quello che sta anche online. Quindi avevamo la struttura generale, una serie di relatori uno dopo l'altro. Panel che mette insieme i relatori su quanto appena detto o su dei temi specifici. Ora dobbiamo soltanto cercare di andare a capire il tema del simposio. È la prima volta che si tiene in Europa e abbiamo pensato che sarebbe stato interessante parlare dello stato dell'arte della terapia a seduta singola, ma quello che mi premeva in particolare era cercare di dare alcune basi solide su alcuni punti. Quelli che sono il cosa della terapia a seduta singola, il dove sostanzialmente e il come, che cosa significa. Avevo in mente l'idea innanzitutto di cercare di dare un po' di sostanza teorica, epistemologica e più in generale, come piace parlare a noi all'interno della TSS, di mindset alla TSS, perché la TSS ha tante pratiche, tante linee guida diverse, non ha una struttura teorica forte definita sotto perché è un metodo, è un servizio, è un mindset, però ovviamente la teoria puoi non esplicitarla, ma dei riferimenti teorici sempre ci sono. Puoi non avere pensare di non sapere di avere un'epistemologia, ma l'epistemologia ce l'hai, come direbbe Gregory Bateson. Quindi mi piaceva che il primo giorno fosse dedicato più all'aspetto della teoria, dell'epistemologia, del mindset. Attenzione, non una elucubrazione teorica forte, importante, pedante, ma dei riferimenti che permettessero di cercare di capire qual è la direzione che muove chi pratica la TSS, quali sono le linee guida rispetto al mindset e quali sono anche sì dei riferimenti teorici che si possono eventualmente approfondire per capire meglio come ragiona un terapeuta a seduta singola. La prima giornata è puntata su questo, poi ovviamente i relatori hanno un certo grado di libertà e hanno cercato di declinare nel modo a loro più idoneo questo tipo di tematica, i relatori del primo giorno. Sul secondo giorno volevo parlare di ricerche di ambiti di applicazioni. Non mi immaginavo minimamente una giornata dedicata a presentare dati su dati, perché su quello ci basta leggere i libri o gli articoli scientifici. Però penso che fosse interessante, pensavo che fosse interessante il fatto di andare a cercare di capire la terapia a seduta singola, dove viene applicata, con quali risultati, avere un pochino di idee sugli ambiti di applicazione e sulle possibilità di applicazione. Si può fare con bambini e adolescenti e come, i servizi working, come funzionano, ma funzionano e così via. Quindi nella seconda giornata parleremo appunto di walk-in, di TSS con bambini e adolescenti, di alcuni aspetti con una panoramica della ricerca, ma anche per dire a che punto siamo arrivati, perché questo è importante. La TSS ormai, a mio parere, è entrata nell'età adulta anche dal punto di vista della ricerca scientifica. 10 anni fa si era detto è uscita dall'infanzia, sta entrando nell'adolescenza. Ecco, io penso che oggi, 10 anni dopo, possiamo proprio dire che è entrata nell'età adulta. Questo è importante per tutti gli psicologi. E poi c'era il terzo giorno, e il terzo giorno ovviamente doveva essere quello della pratica, del come si fa la terapia a seduta singola. Ovviamente è un simposio, non è un workshop, non si può insegnare a fare pratica durante il simposio stesso, però dei nomi autorevoli avrebbero potuto parlare di più di esperienze pratiche. Dico di più perché già nei giorni precedenti gli altri autori faranno riferimento a casi e esperienze pratiche. Però nella terza giornata il focus è un po' più centrato su questo aspetto, su dei come si può fare la terapia a seduta singola, alcune modalità, perché appunto è un metodo
libero, aperto, e quindi ce ne sono tantissime, quasi una declinabile per ogni autore, se vogliamo. Però avere delle linee guida poteva essere interessante, soprattutto sentendo le voci di diversi autori. Abbiamo così definito i 3 giorni e abbiamo messo nei panel sia nel momento in cui ci si confrontava rispetto a, dicevo, quello che si è detto nella giornata insieme al pubblico, sia rispetto ad alcuni aspetti delle giornate stesse. Per esempio, nella prima giornata un panel sarà dedicato proprio a riflessioni su quali mindset, quali teorie, quali epistemologie si possono applicare più facilmente e meglio con la TSS e che cosa invece è un po' più difficile. Questo è interessante perché anche noi quando facciamo i workshop, alcuni colleghi magari dicono: io col mio modello, la pratica, la terapia psicodinamica, alcune modalità della TSS sono più difficili da digerire, mentre altri, ad esempio un terapeuta di tipo strategico, ci si ritrova molto di più in certi mindset, in certi modi di fare TSS. Nella seconda giornata cerchiamo di rispondere ad alcune, in questi panel, ad alcune domande pratiche, come si implementa un walk-in all'interno del proprio modo di fare psicoterapia. E va bene per tutti i setting della TSS, cioè quando la faccio in individuale, in famiglia, con le coppie, a cosa devo stare attento, cosa devo considerare, quali sono i punti essenziali. Nella terza giornata si parlerà ovviamente di pratica, ma si parlerà anche, visto che è la giornata conclusiva, di prospettive future. Dove sta andando il mondo della psicoterapia? Perché il ruolo della terapia sulla singola è centrale e come sarà il ruolo della terapia sulla singola nei prossimi anni? Cosa ci dobbiamo aspettare? Cerchiamo tutti insieme di prevedere il futuro per non arrivare impreparati. Ovviamente tutto questo abbiamo cercato di farlo nella maniera più aperta e inclusiva possibile. Infatti questo sarà il primo workshop, il primo, scusate, ormai ho la parola workshop in testa, il primo simposio che ha, oltre alla partecipazione in presenza, anche la partecipazione online, e chi è online potrà seguire anche tutte ovviamente gli interventi dei guest, ma anche partecipare a quelli che sono poi gli interventi di quelli che noi chiamiamo i relatori esterni. Infatti, quello che volevamo fare, oltre a invitare i guest, era cercare di avere più esperienze possibile da tutto il mondo, perché la TSS ha davvero tantissime persone che la praticano in tutto il mondo. Quindi abbiamo aperto le call for abstract, cioè abbiamo aperto la chiamata agli abstract, cioè la possibilità per le persone da tutto il mondo, di venire presenziare al simposio e presentare un loro lavoro. Le calls for abstract sono state 24, abbiamo messo questo limite per ragioni ovviamente strutturali, però interessante perché è un bel numero. Abbiamo 24 persone da tutto il mondo che alla fine dei primi 2 giorni presentano i loro lavori. In quel caso, per dare possibilità alle persone, ai partecipanti esterni, di essere tanti e di avere abbastanza spazio ciascuno per parlare delle loro esperienze, abbiamo in quel caso sì messo le diverse classi in cui presenziare contemporaneamente. Quindi ci saranno 4 classi in contemporanea con 4 relatori diversi che parlano dei loro argomenti. In quel caso il partecipante sceglierà una delle 4 classi a cui presenziare. Ci saranno ovviamente italiani, perché queste per le ragioni che vi dicevo prima non saranno tradotte. Ci saranno italiani, ci saranno anche persone che parleranno in inglese, ma che vengono da tutto il mondo, dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, dal Canada, dall'Australia, dal Giappone, dal Messico, dalla Spagna, insomma, ci sarà un bel po' di gente. Sarà interessante capire le esperienze diverse, capire come si applicano TSS, per esempio con i disturbi alimentari, con le guerre, tema attualissimo, con le famiglie, capire alcuni strumenti come potenziano la TSS e così via. Quindi, simposio, giorno 1, relatore, 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 panel, poi altri relatori, poi panel su un tema specifico e poi alla fine, in realtà c'è un altro panel in mezzo e alla fine ci sono i relatori esterni. Giorno 2 la stessa cosa, giorno 3 st stessa cosa, senza i relatori esterni. Alla fine faremo invece un aperitivo conclusivo dove saremo tutti insieme. E questo è un aspetto importante, non è da trascurare. Abbiamo organizzato dei pranzi ad accesso libero, chi vuole può partecipare ovviamente, nonché una cena il secondo giorno, l'ultima
sera che staremo insieme, nonché questo aperitivo pomeridiano a conclusione della terza giornata di tutto il simposio, in cui sarete tutti insieme. E sono stati organizzati in modalità stand-up, cioè buffet, potremmo dire, in modo da non stare seduti a un tavolo, ma di avere la possibilità di andare a interagire con tutti i guest, i relatori esterni e anche altri colleghi che conoscerete durante il simposio. Questa è una delle cose più belle dei congressi, dei simposi, andare lì, conoscere le persone, fare networking insieme, costruire idee. Io, il mio primissimo caso, la primissima persona, il primissimo cliente che ho visto, mi fu inviato proprio da una collega, che ringrazio ancora tantissimo, che conobbi durante un congresso di terapia breve. Quindi, questo è solo un esempio sul viale dei ricordi per dire quanto è importante entrare in connessione, no? Poi, se uno non può, rimane comunque la possibilità di vedere, magari viene online, di vedere tutti gli interventi, tutte le partecipazioni comunque online. Però, se si riesce anche a venire in presenza, questi momenti sono stati creati ad hoc per favorire gli scambi. Ed è qui che il simposio diventa ancora più letteralmente simposio, perché sapete che il simposio nell'antichità in realtà prevedeva proprio la possibilità di parlare insieme, stare insieme mentre si desinava, mentre si mangiava, si beveva, e soprattutto bevendo, chissà che argomenti interessanti verranno fuori. Quindi, alla fine, questi momenti conviviali creeranno la possibilità di creare delle connessioni che spero resteranno nel tempo, negli anni, magari creeranno delle amicizie come quella che si è creata tra me e Michael Hoyt, e delle opportunità, delle possibilità. Sono tanti momenti, che sono tre pranzi, una cena e un aperitivo, si può partecipare a tutti, solo alcuni, anche soltanto uno, e l'idea di farla a buffet mi piacque tanto perché la vidi a Melbourne, quando abbiamo fatto per l'appunto il buffet finale, l'aperitivo finale, e io dicevo: ah, lì c'è Monte Bobil, fammi andare a parlare con lui, ah, lì c'è quel collega che ho conosciuto, fammi andare a scambiare quattro chiacchiere, ah, e avevo un libretto che era introduttivo di quello che sarebbe fatto durante il simposio stesso, lo conservo ancora gelosamente perché mi sono fatto fare un autografo, una firma a tutti i miei colleghi di terapia cellula singola per averla lì, tanto qualcuno ha fatto anche qualche dedica, qualcosa che mi ricorda come un album fotografico che vado a sfogliare di tanto in tanto. Quindi, questa è un pochino la struttura, questi sono i giorni che abbiamo creati, e alla fine ovviamente c'è stato poi tanto tanto lavoro dietro per coordinare tutto quanto. Per fortuna abbiamo un team di 9 persone che vedete qui dietro, in questa foto che tengo gelosamente e con amore all'interno del mio studio di Roma, che si sono messi a lavorare in una maniera incredibile. Vanessa, che si occupa delle relazioni con i guest internazionali, Elisabeth con quelli italiani, ovviamente anche di tanti altri aspetti da office manager, poi Federico che si è occupato di tutta la parte amministrativa, poi anche Francesca e Angelica che si sono occupati di fare le moderatrici e anche di occuparsi di altri aspetti logistici, Pierpaolo Italia che si è occupato di tutta la parte web, creare il sito, il modulo di pagamento, eccetera, non è stato per nulla facile. Beatrice che si è occupata di tutta la comunicazione e Valeria che con me è la co-direttrice e che mi è stata di grande aiuto, anzi ha fatto molte cose, senza il suo aiuto non avremmo certamente potuto organizzare il simposio nella forma ottimale in cui sta avvenendo ora. Tutto tradotto, quindi se non sapete l'inglese non vi preoccupate, avrete gli auricolari, è tutto fatto con il piacere di fare un evento del genere e con la possibilità di poi, io non vedo l'ora, riabbracciare amici che ormai sono un po' di anni che anche per colpa del Covid non sono riuscito a vedere. Peraltro, chicca finale, l'ultimo giorno, o meglio, dopo l'ultimo giorno, il 14, ci sarà un workshop di circa 6 ore con Michael Hoyt. Non si terrà nell'hotel del simposio, si terrà qui vicino alla nostra scuola, dove Michael farà proprio una introduzione alla terapia a cellula singola. Michael è ormai uno dei nomi di riferimento e sarà veramente interessante avere il suo modo di fare TSS, confrontarsi con lui, avere possibilità anche lì di avere degli scambi insieme a lui. Sarà tradotto anche quello, non in simultanea, in quel caso in conseguenziale, e sarà un bel momento, un bel evento aggiuntivo per chi vuole
a cui partecipare. Vi ho fatto un mega riassunto, spero di avervi dato un po' di idee su come si organizza un simposio. Ovviamente c'è tanto, tanto, tanto lavoro di background dietro, altre cose le scoprirete direttamente il giorno, i giorni del simposio stesso, non vi svelo tutto. Spero di vedervi se possibile in presenza a Roma, altrimenti anche online c'è ancora posto, potete ancora partecipare. Per qualunque necessità potete andare sul sito www.terapiasedutasingola.it/terapia-seduta-singola-simposio, oppure semplicemente cercare su Google terapia seduta singola simposio e trovare immediatamente il riferimento, oppure inviare un'email a info@terapiasedutasingola.it. Grazie, spero di vedervi per l'appunto a Roma, se no online, e di fare con voi tante terapie a seduta singola. Ciao!